È stata la più grave sospensione dei diritti democratici in un paese occidentale dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo triste primato va all'Italia e parliamo dei fatti del G8 di Genova del 2001. Ne parliamo perché oggi esce Diaz. Diaz è un film di Daniele Vicari che si propone di raccontare quella notte in cui 125 agenti della Polizia dello Stato italiano fecero irruzione durante la notte nella scuola Diaz dove pernottavano gli attivisti del Genova Social Forum. Massacrarono di botte chiunque gli capitasse a tiro, indiscriminatamente. Il processo è arrivato al secondo grado di giudizio, ed ha condannato tutti i vertici della catena di comando della polizia. Ora, non so se il film renderà giustizia a quanto accaduto quella notte, ma è importante che si faccia un film del genere perché è importante non dimenticare ed è importante ricordare certi episodi, soprattutto in un paese come il nostro, che ha fatto della smemoratezza la sua principale caratteristica. Passando a cose un po' meno serie, esce anche un altro film che si chiama Battleship, che è un film molto divertente fin dal pregiudizio, perché stentavo a crederci anch'io, è un film tratto dal gioco della battaglia navale. Incredibile, ma è così. Un altro motivo per cui è divertente è per il cast, che è molto fantasioso. Infatti, tra gli attori compaiono Rihanna, che in effetti attrice non è, il biondino di True Blood, e anche Liam Neeson, che ormai ogni volta che sento tardi cazzata fa vengo anch'io, non può mancare. Escono anche altri film che però non vogliamo ignorare perché ci teniamo alla nostra salute mentale. Oggi continuiamo il nostro viaggio nel mondo del fumetto e come questo si lega al cinema, facendo un piccolo riassunto delle puntate precedenti. Abbiamo visto quando è nato il fumetto che è nato lo stesso anno in cui è nato il cinema. Abbiamo visto che a un certo punto è comparso sulla scena un genio che si chiama Walt Disney, che ha cambiato tutto il modo di fare il fumetto, ma più che il fumetto, il cinema di animazione. Qui, e siamo arrivati agli anni 50. Oggi facciamo un piccolo passo indietro e torniamo agli anni 30. Perché? Durante gli anni 30, e dagli anni 30 agli anni 50, il fumetto ebbe un successo enorme. Tanto che quel periodo viene chiamato la Golden Age della storia del fumetto. Ebbe un successo enorme e accaddero due cose fondamentali. La prima, fu che al fumetto, nonostante tutti i pregiudizi che ancora oggi ci sono nei confronti di questa forma di comunicazione, il fumetto acquisì lo status di forma d'arte. E la seconda, che proprio in quel periodo, stiamo parlando degli anni 30, ripeto, si creò e si definì l'archetipo del concetto di supereroe che divenne poi una caratteristica fondamentale del fumetto. Questa Golden Age finì a causa di un tizio chiamato Fredrik Wertmann, un tedesco americano, naturalizzato americano, che era uno psicanalista, uno psichiatra, ma prima di questo innanzitutto era un rompicoglioni, perché condusse questa crociata contro i fumetti che ebbe il suo culmine con la pubblicazione di un libro che si intitolava Seduction of the Innocents, che in pratica metteva in guardia la popolazione americana contro i pericoli che il fumetto avrebbe avuto sulla crescita dei bambini. Sto scemo fu talmente incisivo che persino il governo americano gli diede retta e il Senato promulgò un codice etico su come dovevano essere scritti i fumetti, il Comics Code si chiamava. Insomma, tutto questo affossò l'industria fumettistica di quel periodo e fece finire il periodo d'oro della storia del fumetto. Nel frattempo, e parliamo del 1939, un editore che si chiamava Frank Torpey fece uscire una pubblicazione interamente a fumetti chiamata Motion Picture Funnies Weekly, al cui interno c'era una breve storia di un supereroe in costume da bagno che veniva dall'isola sommersa di Atlantide che si chiamava Submariner e credo, se non vorrei sbagliare, che fosse il primo supereroe originale nato comparso sulle pagine dei fumetti. L'iniziativa fu un disastro commerciale, uscì infatti un solo numero, ma non passò inosservato. Infatti, un altro editore, Martin Goodman, comprò la rivista, gli cambiò nome e il 31 agosto 1939 uscì il primo numero di una rivista fumetti che aveva il nome di Marvel Comics. Da questo momento, oltre a Submariner, nacquero altri supereroi. Facciamo qualche esempio: in quel periodo nacque la Torcia Umana, nacque Capitan America, per esempio. Mentre accadeva questo, la crociata antifumetto metteva in crisi tutto il sistema, ma per fortuna il nipote di Goodman, che si chiamava Stanley Lieber, iniziò a lavorare alla Marvel come galoppino, iniziò dall'ultimo gradino della scala aziendale. Pian piano salì questa scala, cominciò a disegnare, a inventare storie, a disegnare fumetti, inventò i personaggi dell'Uomo Ragno, inventò Hulk, inventò i Fantastici 4, inventò l'universo Marvel, che viene, come lo conosciamo oggi, l'inizio dell'universo Marvel viene datato come col primo numero dei Fantastici 4.
arrivò persino a dirigere l'azienda Marvel. Lui si firmò sempre con un pseudonimo che conosciamo tutti, infatti stiamo parlando di Stan Lee. Ma non c'era solo la Marvel, infatti nel 1939 nasceva un'altra casa editrice di fumetti che si chiamava National Allied Publications, che ebbe il merito di essere la prima casa editrice a stampare dei fumetti inediti, perché fino a quel momento gli albi fumetti erano delle ristampe delle strisce che uscivano nei quotidiani. Nel 1938 Jerry Siegel e Josh Shuster crearono il mito di Superman. L'anno dopo Bob Kane e Bill Finger crearono Batman. Nel frattempo l'azienda fu comprata da altri due tizi che gli cambiarono nome. La chiamarono Detective Comics Inc. o DC Comics. Questa è la genesi delle due più importanti case editrici di fumetti americane, la Marvel e la DC. Cosa tutto questo c'entri col cinema? È abbastanza chiaro, abbiamo citato diversi personaggi nati dalla Marvel e dalla DC e sappiamo che il cinema ha saccheggiato questi personaggi durante la sua storia. La prossima volta faremo un salto in avanti nel tempo, parleremo degli anni 80. Gli anni 80 è un periodo molto molto interessante per i fumetti perché succede una cosa, cioè la decostruzione del supereroe che porta poi a delle conseguenze che vedremo nella prossima puntata. Come sempre, prima di chiudere, vi racconto una piccola storia, oggi molto breve, che è la seguente. Bisogna salvare il Commodoro Schmidlap in pericolo al bordo del suo yacht. Questa volta non solo mi dovete dire il titolo, ma anche l'anno di produzione del film per evitare ambiguità. E con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. This is the first mass movement in history. That isn't asking anything for itself. Centomila manifestanti senza servizio d'ordine, il risultato è che ci hanno massacrato. Hanno devastato la città. Che cosa si aspettavano? Cioè noi siamo più utili sul posto a raccontare davvero le cose che accadono. Cos'è che rischiamo di fare 30 morti oggi, sì? Coach! Qui ci sono dei problemi seri da affrontare. I treni per il deflusso che non ci sono. I genovesi che non ne possono più. Io devo non andarmene da sto posto di merda. Per dormire stanotte. Alla Diaz, c'è ancora posto. Non è lì dove si sono rifugiati i Black Bloc? Ci hanno lanciato di tutto. Gli davano quattro, sono solo quattro. E anche assassini, assassini. Squadre 2, 4, 6, allinearsi alla mia destra. Io i miei non li tengo più.